Bentornate e bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Valeria. Nel video di oggi vediamo come preparare delle uova strapazzate veg davvero speciali, senza utilizzare il tofu. Infatti, l'ingrediente principale è la farina di lupini. Andate sul mio blog per scoprire tutte le sue caratteristiche. Pronti per scoprire questa ricetta? Dai, prepariamola insieme! In una ciotola metto la farina di lupini, un pizzico di sale, olio evo, sciroppo d'acero ed acqua. Mescolo bene con una frusta fino ad ottenere una pastella liscia e cremosa. Per la ricetta completa visitate il mio blog veglifechannel.com. La cottura è la parte più importante, quindi ungo bene una padella antiaderente e distribuisco uniformemente l'olio su tutta la base, aiutandomi con un pennello. Verso la pastella di farina di lupini e la livello bene. Copro con il coperchio e faccio cuocere per 4-5 minuti a fiamma medio-bassa. Adesso arriva il momento più critico, ovvero girarla senza romperla. Infatti, la farina di lupini è molto più friabile rispetto a quella di ceci. Ecco appunto, come non detto, però non vi preoccupate, anche se si rompe non è un problema, tanto andrà strapazzata. La faccio cuocere per altri 4-5 minuti anche da questo lato, quindi inizio a rompere il composto in modo da ottenere l'effetto delle uova strapazzate. Impiatto ed ecco qui le mie uova strapazzate vegan senza soia e senza curcuma. Sono ricchissime di proteine vegetali, infatti una porzione come questa apporta ben 20 grammi di proteine, niente male direi. Queste uova strapazzate sono ideali per una colazione salata oppure una cena sana e nutriente. Sono senza glutine e low carb. Io le ho accompagnate per colazione con 2 fette di pane tostato con burro di mandorle e confettura. Davvero buonissime! Provatele e fatemi sapere che cosa ne pensate. Se siete arrivati fino a questo punto del video, fatemelo sapere commentando con l'emoji di una stella. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, fatemelo sapere lasciandomi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno uno dei miei prossimi video. Seguitemi anche su Instagram per rimanere sempre in contatto. Alla prossima, ciao!